Hai trovato un buco sul marciapiede? L'asfalto stradale rovinato? Un lampione spento? Puoi segnalare il problema al comune di Pordenone dal tuo computer o smartphone e seguire via web lo stato dei lavori fino alla soluzione. Collegati al servizio SOL, segnalazioni online. Vai al sito comune.pordenone.it e raggiungi la pagina SOL. Per farlo puoi utilizzare il menu principale alla voce Comunichiamo oppure l'icona SOL presente in diverse pagine del sito. Vuoi fare prima? Digita direttamente comune.pordenone.it/segnala. Crea una segnalazione. Clicca su Segnala ora un problema ed effettua il login. Se è la prima volta che lo fai, devi registrarti. Inserisci tutti i dettagli. Scegli l'argomento e indica il punto in cui hai trovato il disservizio. Descrivi il problema. Se vuoi, puoi allegare anche una fotografia. Non resta che impostare una priorità e inviare. E adesso cosa succede? Da ora sarai sempre aggiornato via email ed SMS sullo stato della pratica, fino alla sua conclusione. Riceverai subito un messaggio di conferma con il numero della segnalazione e il nome della persona che ti risponderà e curerà la soluzione del problema. Puoi anche seguire sulla mappa lo stato di avanzamento della tua richiesta. Problema risolto? Grazie a te! Più del 90% dei problemi segnalati vengono risolti in breve tempo. Utilizzando SOL, aiuti il comune ad individuare prima e con maggiore precisione i problemi, a gestirli meglio e a risponderti in tempi più rapidi. In questo modo anche tu contribuisci a migliorare la qualità della vita in città. Qualche dubbio? Se non hai internet, niente paura. Puoi fare una segnalazione anche chiamando il numero verde 800 30 55 66. Nel primo anno di funzionamento, SOL ha raccolto oltre 1600 segnalazioni, in media 133 al mese. La maggior parte riguarda l'illuminazione pubblica, viabilità e strade. Escluso il 6% di suggerimenti e richieste non catalogabili come disservizi, il 92% dei problemi segnalati sono stati risolti. Il tempo medio di risoluzione è di 7 giorni. SOL, segnalazioni online. Il comune di Pordenone al tuo fianco.